addirittura la quarta volta che prendo l'alluvione e questa è la seconda volta che sono fuori casa. Per sopravvivere ci siamo dovuti arrampicare sul tetto. Non si può vivere con questo disagio enorme. E lei che cosa ha perso in questo alluvione? Tutta la casa, si può dire, le macchine. Bisogna sistemare il fiume, ci vuole gente competente. Queste alcune delle voci di chi ha deciso di manifestare per non dimenticare e non essere dimenticati. Così si legge negli striscioni degli alluvionati a Pianello di Ostra. Il minuto di silenzio in memoria delle vittime, le corone con fiocchi bianchi gettate nel fiume e trasportate via dalle acque come le cose, le persone e le strade nella notte del 15 settembre. Una preghiera e un pensiero che vola, il punto di ritrovo tra foto e cartelloni proprio a Pianello di Ostra, che conta 4 delle 11 vittime. In molti ancora fuori dalla propria casa, spazzata via da acqua e fango. La protesta, organizzata dal Comitato 15 settembre alluvione del Nisa e Nevola, richiama l'attenzione sulla messa in sicurezza, sulle aziende del territorio danneggiate e sugli indennizzi ai privati. Chiediamo essenzialmente di velocizzare il recupero dei danni da parte dei privati. Secondo punto è mettere in sicurezza il fiume, che qua di far fare una mappatura di tutti i punti critici e non fare gli interventi a spot, ma farli in maniera organica. Questo famoso 110 che ci hanno promesso venga applicato come ai terremotati anche agli alluvionati. Se un'azienda quando ha chiuso e non riapre più. E noi stiamo vedendo che dopo 8 mesi ancora il governo regionale non dà le risposte che serve a questo territorio. Tra le richieste, come per le altre emergenze nazionali, quella di un commissario speciale per un coordinamento unico che possa portare in fretta risposte efficaci. Risposte che tardano ad arrivare e che pesano sulla paura e sulla preoccupazione di chi ha perso tutto.